Incoronata d'agosto a Campomarino, Miss Molise, la 21enne campobassana Nausica Maresca, è pronta a rappresentare la regione alle prefinali nazionali di Miss Italia in programma dal 4 al 7 settembre a Numana in provincia di Ancona, nella Riviera del Conero. Per lei oggi nel palazzo dell'ex Gilla del capoluogo l'incontro con l'assessore regionale alla cultura Salvatore Micone. Una chiacchierata informale prima di incontrare i giornalisti con cui ha voluto condividere la gioia di aver ricevuto la fascia, ma soprattutto le speranze e i sogni per il futuro. Questo obiettivo è stata una delle mie soddisfazioni più grandi della vita, perché sono riuscita ad essere apprezzata per quella che sono. Ovviamente ho tanto altro da mostrare, spero che questo si possa vedere una volta alle prefinali e anche le finali, sperando, e spero anche di poter portare in alto questa regione che è molto sottovalutata e deve essere rappresentata al meglio a livello culturale, paesaggistico, storico, che ha molto da raccontare e deve assolutamente essere messa su un livello diverso. Lavorare nel mondo del giornalismo è il sogno della neoeletta Miss Molise, che ha voluto ribadire come il concorso, nonostante mantenga il nome, sia oggi focalizzato non solo sulla bellezza, ma sia invece anche concentrato sulla voce e sul racconto delle donne. Non mi sono nascosta e ho avuto modo di esprimere anche le mie debolezze, ha detto. Spero di poter innanzitutto fare strada nel mondo dello spettacolo, poter diventare giornalista o conduttrice, magari per quanto riguarda anche dei programmi a livello paesaggistico o anche a livello di interviste. Mi piacerebbe intervistare le persone e poter parlare della salute mentale. A Nausica è andato poi il sincero in bocca al lupo da parte dell'assessore Micone a nome di un'intera regione che da casa certamente farà il tifo per lei.